Jasno Nedić. A, Gris. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. А что, седины, что ли, добавилось, а? Что? Седины добавилось, что ли? Значит, какие указания? На своем месте. Так. Tra una settimana Mikhail Gorbaciov sarà in Italia. Questo nostro è l'incontro classico di presentazione alla vigilia della visita. Gorbaciov comunque è abbastanza noto, non ha certo bisogno di essere presentato, ma qualcosa di nuovo si riesce sempre a carpirli. Ad esempio, lei, Mikhail Sergeyevich, diceva sempre di non voler rientrare nella politica attiva, aggiungeva tuttavia a meno che la situazione non lo richiedesse. La domanda è questa: è giunto questo momento di emergenza in Italia? Me lo chiedono sempre. No, non è ancora arrivato il momento di prendere parte alla lotta politica. Io non faccio parte di quel genere di politici che non possono vivere neanche un giorno senza occupare una poltrona. Le mie attuali occupazioni, la Fondazione Gorbaciov e la Croce Verde Internazionale, di cui sono diventato presidente su invito di 108 nazioni, sono per me fonte di grande interesse. La Fondazione comincia solo adesso a svolgere le sue funzioni. Riunisce intellettuali e forze indipendenti e penso che molte cose dipenderanno da come agiranno i centri intellettuali, da come questi sapranno indirizzare l'opinione pubblica e i gruppi politici. A seconda di come risolveremo il problema dell'uomo e dell'ambiente, così sarà la nostra vita, la nostra nuova civiltà, il ventunesimo secolo. Tutto il resto, tutte le passioni russe, italiane, europee, sono di secondaria importanza. La civiltà in cui siamo vissuti per quasi 200 anni ha concluso il suo cammino e ci ha portati, fra le altre cose, alla crisi ecologica. Questi sono oggi i miei interessi. Confermo che non è ancora giunto il momento di rientrare in politica. Parlando degli uomini politici, giorni fa lei aveva detto che non si deve arrivare allo scontro e soltanto dopo aprire le trattative. Ma anche lei ha agito in questo modo, spesso lei ha esacerbato lo scontro e soltanto dopo ha aperto il negoziato, le trattative. Certo, mi sono trovato in situazioni analoghe in passato. Penso che durante gli anni della perestroika, in alcuni casi, abbiamo avuto forse anche troppa fretta. Una studiosa francese una volta mi ha detto: molti, forse la maggioranza, l'hanno accusata di essere stato indeciso e lento, ma io, conoscendo bene il vostro paese, sono di diverso avviso. Lei, al contrario, è andato troppo di fretta, ha imposto alla società un ritmo che essa non era in grado di sostenere. Io le risposi: sì e no, ma forse lei ha ragione, perché era molto difficile per la nostra società orientarsi, fare delle scelte e portare il paese in una nuova direzione. In altri casi abbiamo fatto tardi e siamo stati puniti. Non abbiamo approfittato di quel largo credito di fiducia che ci era stato accordato per 2 o 3 anni. Dopo il 1990 la situazione è precipitata. Per risolvere i nostri problemi, in primo luogo bisognava riempire i mercati, stimolando l'industria leggera, il settore alimentare. Proprio qui c'è stato il ritardo. Io credo inoltre che non abbiamo valutato abbastanza la portata della questione etnica. Questo è stato un errore fatale. Ricordo che nel gennaio del 1990 lei a Vilnius, in Lituania, ancora riduceva il nazionalismo baltico ad una questione economica, anzi economicistica. Migliorando le condizioni, diceva, tutto sarebbe andato automaticamente a posto. Invece Mikhail Sergeyevich, sotto c'era ben altro e lei non lo capiva. Io lo avevo compreso e cercai una soluzione. Come lei forse ricorda, durante quel mio viaggio in Lituania dissi: cerchiamo di coesistere come federazione. Questa federazione l'abbiamo dichiarata, ma non abbiamo avuto tempo di sperimentarla, perché avevamo un potente Stato unitario, burocratico e centralizzato. Io speravo di trovare in loro consenso e comprensione. Spiegavo che avremmo avuto nell'ambito della nuova federazione un rapporto diverso, nuovo, differenziato da Stato a Stato, ma non sono stato creduto.
Ma almeno nel 1988, quando negli ultimi secondi di una conferenza del Partito Comunista lei fece passare, con un'assemblea ormai sfinita, fece passare l'idea delle elezioni libere. Capiva in quel momento che con quel gesto cominciava il pluripartitismo, con tutti i processi che poi avrebbero portato in 3 anni alla scomparsa dell'impero. Lo capiva. Certo, capivo che si era una svolta fondamentale nel processo di democratizzazione. La rivoluzione, la spinta dall'alto, stava già cominciando a spegnersi. Sì, già cominciava a spegnersi e bisognava sostenerla con la partecipazione della gente, perché la nomenclatura e i burocrati stavano bloccando questo processo. Questo mi è stato chiaro sin dall'autunno del 1987. Ci aspettava il destino di Khrushchev se non avessimo reagito. Ci avrebbero semplicemente tolti di mezzo. Molti ci chiedevano perché non avete optato per le riforme politiche quando Deng Xiaoping o altri hanno coscientemente usato il loro potere dittatoriale per effettuare le riforme. Da noi invece, agendo così, le riforme si sarebbero fermate e tutti avrebbero già dimenticato Gorbaciov, null'altro che una persona rivelatasi incapace di iniziativa a livello storico. Non era facile avviare le riforme in un paese come questo. Non solo era difficile iniziarle, ma ancor più continuare e portarle a conclusione logica. Capii che ci trovavamo di fronte a una svolta cruciale nelle riforme politiche. Da qui le libere elezioni. Non dico che prevedevo tutto, ma speravo che attraverso queste prime libere elezioni sarebbero state evocate forze nuove che erano rimaste al di fuori della politica. Gorbaciov corre dunque il rischio, convoca le prime elezioni semilibere, sulla scena compaiono soggetti politici nuovi che poi l'avrebbero mandato in pensione, ma la sua è una dichiarazione importante, non ha agito da incosciente, ma per sconfiggere la burocrazia politica, economica, che rischiava di stritolarlo, come era successo ai predecessori, a Khrushchev, a Kosygin. Altrimenti, così dice, la riforma in Russia sarebbe naufragata. Da quella che sembra la preistoria, torniamo alla lotta odierna che Gorbaciov osserva da pensionato temporaneo. Il presidente Yeltsin e il suo vice Rutskoy sono impegnati in una battaglia a tratti meschina che tiene in stallo la Russia. Ultimamente, già da marzo, il presidente e il vicepresidente non sono in grado di collaborare. Il paese aspetta dei cambiamenti politici e la continuazione delle riforme. Oggi è un lusso occuparsi di battaglie personali, di queste liti. Io richiamavo e invito ancora oggi tutti all'accordo e a una collaborazione costruttiva. Ma questo non succede. Quando due persone si sono coperte reciprocamente di insulti, è improbabile pensare che riusciranno a collaborare. Potranno trovare un accordo per restare entrambi al potere, ma non è questo che serve alla Russia. Perciò restano solo le elezioni, e per il Presidente e per il Parlamento. Penso che la vita stessa ci spinga in questa direzione, perché le altre varianti non possono funzionare. Sono una perdita di tempo che costa molto al Paese, il quale aspetta una nuova politica. La disintegrazione, leggi che servono e non arrivano, un governo che non funziona, costano molto al paese. Uno Stato non può andare avanti così. Perciò io credo che sia tempo per Yeltsin di confermare quel che più di una volta ha detto. Sono un presidente scelto dal popolo, per me non c'è nulla al di sopra degli interessi della Russia. Gli interessi della Russia oggi richiedono le elezioni. Se il presidente facesse questo passo, gli sarebbero perdonate molte cose. Indipendentemente dal fatto che vinca o non vinca le elezioni, questo passo va oggi compiuto. È indispensabile per la Russia. Ma come ha già detto, tra i candidati alla presidenza non ci sarà un certo Gorbaciov. Niente. No, no. No. Le riforme economiche in Russia sono accompagnate da una vera esplosione del crimine organizzato. Organismi di tipo mafioso sono gli unici ad avere capitali da investire negli immobili, nelle fabbriche, nei negozi che si stanno privatizzando. Penso che tutto questo sia legato principalmente al sistema politico, alla legalità, al livello e all'efficacia e alla solidità degli istituti democratici.
Da noi tutto è ancora provvisorio. Voi in Italia analizzate i risultati di un solo sistema, mentre io posso dire che la corruzione e la criminalità della Russia esistevano già nel sistema sovietico. La questione sta nell'efficacia della democrazia, nella solidità del regime giuridico e nel controllo sulle strutture a tutti i livelli. Perciò bisogna porre la questione di un rilancio dello Stato di diritto, della democrazia. È fondamentale. Ma mentre si va alla ricerca di questo lancio, di questo rilancio della democrazia, del controllo sulle istituzioni, di una lotta politica un po' più civile, anche la Russia, così come ieri l'Unione Sovietica, rischia di cadere a pezzi. 4 guerre civili sulle frontiere non lontane all'interno della Federazione, tensioni e pericoli. Penso che oggi si possa parlare non solo di decentramento, ma esiste il pericolo anche di disintegrazione. Tuttavia, secondo la mia analisi, ci potrebbero essere delle varianti che possono salvare la Russia futura e democratica, confederata o federalista. E io sono per una federazione nell'ambito della quale ci saranno rapporti differenziati con i vari stati. Che cosa significa? Già all'epoca dello zar, la Finlandia con la Polonia e gli Emirati di Buhara avevano rapporti particolari con il centro. C'erano situazioni specifiche nel Caucaso, eppure tutto questo era Russia. Nel caso presente, credo che lo Stato russo, la Federazione russa, resisterà e sopravviverà. Non bisogna dimenticare, malgrado la molteplicità di nazionalità e di lingue, che l'82% è costituito da russi e che questo, in realtà, è un monostato, con i russi in posizione di centralità. E la comunità degli stati indipendenti, nata dopo il crollo dell'URSS, che futuro avrà, secondo lei, Mikhail Sergeevich? La comunità degli stati indipendenti. Mi dispiace che tutte le mie previsioni si siano avverate e mi dispiace che la CSI abbia avuto una tale lezione, che ci siano stati tanti disagi per la gente, disagi di cui avevo tanto parlato. Io sostenevo che bisognava conservare nelle varie repubbliche la doppia cittadinanza e la trasparenza delle frontiere, ma ora tutto è distrutto. È dura. Quel che invece mi fa piacere è che si stia delineando un nuovo movimento di una certa convergenza verso il centro. Non sarà come prima, perché ormai si è creata una nuova realtà. Penso che alla fin fine, arrivati all'unione economica, che significa la collaborazione nel campo delle finanze, dovranno sorgere delle strutture funzionali e di coordinamento, così come avviene nella comunità europea. Poi forse si formerà un consiglio di nuovo tipo, come il Consiglio d'Europa. Ecco, io credo che all'inizio si riuniranno alcune repubbliche. Già adesso l'Azerbaigian desidera entrare nella comunità, la Georgia sta valutando e l'Ucraina finalmente si sta rendendo conto che non può restare da sola, perché fa parte di un unico organismo. Se a Londra nella primavera del 1991 le avessero dato i 20 miliardi di dollari, i maledetti 20 miliardi, le vicende sarebbero andate diversamente? Quanto contava un concreto aiuto occidentale in quel momento? Sarebbe stato forse decisivo? No, il punto non è questo. Decisivi erano i motivi interni russi. Gli estremisti di destra e di sinistra si infiammavano. Quelli di destra mi accusavano di aver cambiato rotta e di aver messo in pericolo il socialismo e altri valori. In realtà essi temevano per la loro posizione e il loro potere. Dal fronte di sinistra invece dicevano che si andava troppo lenti. Non avevano ragione né gli uni né gli altri. Quelli di destra e i conservatori hanno realizzato il golpe dell'agosto del 1991. Li credevo più lungimiranti, poiché era chiaro che si trattava di un'avventura destinata al fallimento. Ma neanche i democratici oggi al governo sono stati in grado di usare in modo corretto il loro potere. E anzi, hanno imposto al popolo questi metodi da far west. Non è che un nuovo tipo di stalinismo, questo forzare, spingere la gente alla vita felice. Un giornalista mi ha chiesto: ritiene Yeltsin come Stalin? Ho risposto: certo che no, Yeltsin è Yeltsin, ma i metodi che usa sanno di stalinismo. Non è possibile costringere 200, 300 milioni di persone a entrare da un giorno all'altro nell'economia di mercato.
Se oggi l'economia è in una situazione così drammatica, dipende dal fatto che tre generazioni sono vissute sotto il potere sovietico, un regime di proprietà di Stato in assenza di società civile. Gorbaciov critica la terapia d'urto che crea consumi di lusso e i nuovi ricchi da una parte e spinge sotto la linea della miseria una buona metà del paese. E tuttavia c'è stato un momento in cui anche lei, Mikhail Sergeevich, credeva nel miracolo di un piano che in 500 giorni avrebbe dovuto rifare il paese. No, no, io ne accettavo solo l'orientamento ideologico, l'impostazione, ma per quanto riguarda il conto dei giorni non mi facevo illusioni. L'Occidente è coinvolto nella propria crisi, non ha né molti soldi, né molta attenzione per una realtà, quella russa, che tutto sommato non rappresenta pericoli immediati. Si consuma nelle proprie difficoltà. Che cosa potrebbe fare il mondo esterno per voi? Può fare molto. Primo e fondamentale, al di là dei miliardi che stanzieranno, lasciare aperte le frontiere, abbassare le barriere doganali, in modo che la Russia abbia la possibilità di commerciare e introdurre la convertibilità del rublo. Un imprenditore americano mi ha mostrato un elenco di 179 tipi di merci russe che per qualità non sono inferiori a quelle americane, ma che costano da 3 a 10 volte di meno. Queste merci potrebbero venire esportate. Se l'Occidente è veramente interessato a sostenerci, deve darci questa possibilità. Molti imprenditori sono pronti a cooperare per la realizzazione di progetti nel campo energetico, forse metalmeccanico, ma nell'ammodernamento e nella riconversione degli stabilimenti militari che impiegano gli uomini più capaci, i migliori, c'è la sensazione che in Occidente manchi l'interesse, che l'Occidente voglia sfruttare solo le nostre materie prime, non le capacità tecnologiche. Questo per la Russia è inaccettabile e l'Occidente deve riflettere. Proverbiale la pazienza dei russi, ma non potrà durare in eterno. Sta arrivando un altro autunno durissimo, la gente sopporterà altri sacrifici. Dal giugno dell'anno scorso, l'avrà notato, hanno interrotto le terapie d'urto. Di fronte all'impoverimento generale, ai licenziamenti di massa, lo zelo dei riformatori russi si è spento. È più di un anno che la Russia va alla deriva e i politici non sanno cosa fare. Si è creata ormai una nuova realtà. Io non sono un sostenitore di coloro che affermano che le riforme vanno bloccate e magari bisogna tornare indietro. Anche se forse in alcuni casi sarà necessario farlo, penso che sia vitale portare avanti le riforme al più presto. Ormai la classe dirigente economica ha trovato un suo ruolo e cerca una sua nuova funzione e non accetterà più imposizioni. Il ritorno all'economia in cui gli ordini venivano dall'alto è un processo inarrestabile, non si può tornare indietro. La società è ormai già cambiata e la pazienza speriamo che duri. In questi giorni lei, Mikhail Sergeevich, accusa la nuova dirigenza russa di non avere un quadro concettuale della politica estera, mentre voi avevate degli obiettivi precisi, l'Europa, la distensione. Oggi si naviga a vista, si reagisce più che agire, e un paese grande come la Russia, queste le sue affermazioni, non può permettersi questa improvvisazione. Non vorrei prendere la posizione degli oppositori più radicali, i quali dicono che tutto ciò che fa il governo è sbagliato per principio. La situazione è molto cambiata con la scomparsa dell'Unione Sovietica. Con la nascita del nuovo Stato russo e di altri stati, la situazione geopolitica è cambiata anche in Europa. E quindi è indispensabile riflettere. Ma mi sembra anche che le cose vadano un po' per le lunghe. Prima di tutto, la Russia ha perso molto tempo nell'identificare i propri interessi nazionali e perciò non è stato possibile definire una nuova politica estera. Penso che di questi errori si risenta parecchio. Ne pagano le conseguenze la Russia, le altre repubbliche e il mondo. La questione dei nostri rapporti con l'Europa è stata trascurata. Ai miei tempi si è parlato di casa comune europea, di allontanare la minaccia nucleare, perché siamo destinati a vivere o a perire insieme.
Non esistono barriere insormontabili. Bisogna liberare i rapporti internazionali dall'ideologia. In una parola, questo è quello che abbiamo chiamato nuovo pensiero. E allora tutti hanno capito che cosa ci si poteva aspettare da noi. Tutto ciò oggi appare più confuso di allora. Mikhail Sergeevich, lei si sta impegnando affinché il premio Nobel per la pace sia assegnato ai bambini di Sarajevo. Questa decisione, se sarà presa, sarà un gesto di grande importanza da parte di tutti i cittadini adulti del pianeta. Essi devono compierla dimostrando umanità, partecipando al dolore di questi bambini che soffrono per colpa nostra. Ma al tempo stesso sarebbe anche un passo significativo, anche se simbolico, per dichiarare inammissibili i conflitti e i contrasti le cui vittime sono i civili e che provocano la distruzione delle città. È importante il fatto che si tratti di bambini. Sarebbe un premio in nome dell'avvenire, in difesa del futuro del pianeta. È come una campana che il Comitato per il Premio Nobel deve far suonare. Nelle mie considerazioni, forse, non ci sono tanti argomenti, quanto invece sentimenti e intuizione. E questo mi dice che sarebbe un gesto molto giusto. Ho visto il suo programma della visita in Italia. Sarà una faticaccia, Mikhail Sergeevich. Ce la farete, Raisa Maximovna e lei? Le sono molto grato per questa domanda, che conferma una volta di più il fatto che io ho trovato in lei non solo un interlocutore di lunga data, ma anche un uomo che mi capisce. Lei ha lavorato qui per molti anni e ha fatto molte cose. E ora la ringrazio per questa domanda. Approfitto dell'occasione per dire che il programma è pesantissimo e mi sforzerò di dare fondo a tutte le mie riserve fisiche e intellettuali per attuarlo. Penso che ce la farò. Ma quante richieste insoddisfatte restano. E voglio dire adesso a tutti i miei amici in Italia, a tutti gli italiani, che non se la prendano a male. Ci saranno altri incontri.